giovane cusiano cade dal cavalcavia della tangenziale di Gravellone, il ragazzo ricoverato in coma al CTO di Torino. 65enne omeniese dai domiciliari per stalking, ma non ha rispettato l'obbligo ed è finito in carcere. Udienza di smistamento oggi in tribunale per il processo Montefibre Quater, fra le parti civili ammessa anche Anmil. A Domo il Partito Democratico lancia una proposta al governo Pizzi, i soldi della causa Bragoni per recuperare le mura medievali. Le opere di Teodoro Stravinsky a Casa de Rodis a Domo d'Ossola fino a ottobre, una nuova grande mostra promossa dalla famiglia Poscio. Grande impresa della Paffoni senza Simoncelli e Dippi, i rossoverdi battono Piacenza, ora la serie sull'1-1. Ben ritrovati dalla redazione di Vicenza Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, la polizia di Omegna è al lavoro per far luce sull'incidente successo la notte scorsa lungo la tangenziale cusiana. Un ragazzo è caduto da un cavalcavia, ora è in coma a Torino. È giallo su quanto è successo la notte scorsa lungo la circonvallazione di Gravellone Toce in località Gabbia di Casale Cortecerro. Qui un ragazzo cusiano è caduto da un cavalcavia. Un volo pauroso di circa 10 metri. Un salto nel vuoto che gli ha procurato gravi traumi su tutto il corpo. Al momento il giovane si trova ricoverato al reparto di rianimazione del CTO di Torino. È in coma. Dopo i primi soccorsi e vista la gravità della situazione, nottetempo è stato elitrasportato nell'ospedale torinese e le sue condizioni sarebbero critiche. A far scattare i soccorsi sono stati gli amici del ragazzo. Al momento del dramma, infatti, il giovane era in compagnia di altre persone. Unico particolare trapelato rispetto alla movimentata notte è il fatto che prima della caduta ci sarebbe stato un leggero tamponamento fra autovetture. Tutto questo ora è al vaglio degli agenti del commissariato di Omegna. In particolare i poliziotti dovranno fare luce sulla dinamica della caduta, accertare le modalità e le cause. In mattinata, sul luogo del fatto, sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica da Verbania. I poliziotti hanno parlato di caduta perpendicolare del ragazzo. La notizia dell'incidente in poche ore ha fatto il giro di tutto il Cusio. A Omegna, come a Casale, oggi non si parlava d'altro. Si indaga a tutto campo, non si esclude nessuna pista e di quanto accaduto è stata anche informata la Procura della Repubblica di Verbania. Smottamento lungo la provinciale della Valle Cannobina, successo nel primo pomeriggio di oggi attorno alle 13. Il territorio interessato è quello di Cavaglio Spoccia, fra Ponte Spoccia e Ponte Gurro. Si transita a senso unico alternato. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale di Cannobbio. I pompieri hanno subito rimosso il materiale franato che ostruiva la carreggiata. La viabilità non ha mai subito blocchi. Lo smottamento non ha interessato la parte alta della montagna. La situazione dovrebbe risolversi con un intervento di pulizia del versante. Sul posto nel pomeriggio i tecnici della provincia per un sopralluogo. Non ha rispettato i domiciliari, stalker omegnese finisce in carcere. Nonostante fosse ai domiciliari, ha continuato a perseguitare la vittima, un uomo denunciato dalla squadra mobile della polizia per mesi fa per stalking. Si tratta di un 65enne residente a Omegna. Migliaia di messaggi, mail e chiamate, oltre a pedinamenti, avevano spinto la donna a chiedere aiuto, esasperata, alla polizia. I due non avevano una relazione, ma l'uomo diceva di essersi innamorato e continuava a chiedere di uscire con lui, di andare a fare una vacanza insieme, di cedere al suo corteggiamento. Dopo aver violato il divieto di avvicinamento e di contattarla, ha violato anche l'obbligo dei domiciliari per cercare ancora la sua vittima e quindi il giudice ha deciso di disporre l'aggravamento della misura cautelare. Gli uomini della squadra mobile hanno quindi arrestato l'omegnese e lo hanno accompagnato in carcere a Verbania. Per comprarsi la droga, 32enne di origini albanesi ma residente ad Arona, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile cittadino. Le indagini andavano avanti dallo scorso inverno e l'altro giorno hanno permesso di arrivare all'ordinanza di custodia in carcere. L'albanese, senza lavoro, da mesi con minacce e violenze, sia fisiche che psicologiche, estorceva al padre e al fratello soldi destinati all'acquisto della droga. Ora si trova in carcere a Verbania. E ora siamo a parlare delle morti per amianto. È partito in tribunale a Verbania il quarto processo Montefibre. Al via il quarto processo per i malati e i morti di amianto.
tra gli ex lavoratori della Montefibro di Verbania. Il giudice Rosa Maria Fornelli ha rinviato l'udienza al prossimo 13 luglio davanti al nuovo giudice che entrerà in forza al Tribunale di Verbania. Una trentina le parti civili tra lavoratori malati e familiari di chi purtroppo è deceduto. Alcuni si sono spenti tra l'udienza preliminare e lo smistamento di oggi. Ci sono poi CGIL, Medicina Democratica, ANEA, INAIL e, novità di questo processo, anche l'ANMIL. 5 gli imputati, ex dirigenti e responsabili dello stabilimento di Viale Azzari. Le accuse sono a vario titolo di omicidio colposo e lesioni colpose. Le indagini sono state coordinate, come nei precedenti processi, dal PM Nicola Mezzina. Ricordiamo che Montefibre Ter si era concluso in primo grado con l'assoluzione degli imputati. È invece in corso a Torino il secondo processo d'appello per Montefibre Bis. A Domo il PD chiede al sindaco Pizzi di recuperare e rilanciare il progetto di recupero delle mura medievali e chiede che siano impiegati i fondi della causa Bragoni. Utilizzare il 1.300.000 euro provenienti dalla causa Bragoni per recuperare le vecchie mura che corrono lungo via Facchinetti a Domodossola. È l'idea del Partito Democratico Domese che invita l'amministrazione Pizzi a utilizzare la somma per il recupero del patrimonio storico cittadino. Il segretario Gabriele Ricci spiega che il partito ha individuato questa soluzione per l'utilizzo dei soldi della causa vinta dal comune. Ammette che l'idea è frutto di un lavoro dei Lions, che già avevano presentato il progetto nel 2015. Allora l'amministrazione non aveva i soldi per realizzarlo, spiega Ricci. La somma non sarà sufficiente a completare l'opera, ma permetterà di avviare il recupero delle mura. L'operazione passa dall'esproprio degli immobili che si affacciano su via Facchinetti. Rosario Mauro, consigliere comunale PD, aggiunge: «Mi auguro un po' di buonsenso da parte della giunta Pizzi. L'area va valorizzata evitando si arrivi ad una urbanizzazione selvaggia». L'ex assessore della giunta Cattrini, Nino Leopardi, ricorda che occorre acquisire i terreni e gli immobili per poi abbatterli affinché tornino alla luce le mura storiche o quello che resta, perché in altre parti sono sparite per fare spazio alla città. Davide Bolognini, capogruppo PD in Consiglio Comunale, aggiunge: «Se vogliamo fare di Domo una città per turisti, questa è una grande occasione. Secondo noi è la soluzione migliore per evitare che i soldi vengano dispersi in vari lavoretti». Sabato 9 giugno il PD avvierà una raccolta firme a sostegno del progetto. In Ossola i carabinieri hanno intensificato i controlli su strada. Guidava con un tasso alcolico pari a oltre 6 volte il limite consentito, FD, 60enne di Varzo. L'uomo, alla guida di un'auto che gli era stata prestata da un'amica nel rientrare in Val di Vedro, era finito più volte contro la struttura metallica del ponte sul Toce a Domodossola, danneggiando vistosamente l'auto e fortunatamente senza coinvolgere altre persone o veicoli. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Domodossola, intervenuti sul posto, hanno chiesto al conducente di sottoporsi all'alcol test. Il 60enne risultato positivo con un tasso superiore al limite consentito pari a 3,14 grammi per litro. L'alcol ha impedito all'interessato di fornire giustificazioni credibili dell'episodio, infatti ha spiegato di aver visto la strada cambiare davanti a sé improvvisamente. Inoltre i carabinieri del nucleo operativo radiomobile insieme ai militari del comando stazione di Santa Maria Maggiore sono intervenuti per un incidente stradale autonomo con feriti. La conducente del veicolo interessato, AP, 30 anni, italiana, residente nel comune di Malesco, mentre percorreva la statale 337 in Val Vigezzo alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere ripetutamente contro il muro laterale della carreggiata. I successivi test alcolemici e l'accertamento sull'uso di sostanze stupefacenti richiesti dai militari hanno dato esiti positivi, con un tasso alcolemico superiore al consentito pari a 0,69 grammi per litro. La donna è stata denunciata ai sensi del codice della strada per lesioni gravi stradali. In entrambi i casi i militari hanno provveduto al ritiro della patente di guida. Truffa dello specchietto. A Castelletto i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 48enne residente a Milano. L'uomo, nei parcheggi di un centro commerciale, ha avvicinato un anziano facendogli credere che durante una manovra di parcheggio aveva urtato la sua auto, danneggiandogli lo specchietto retrovisore e pretendendo pertanto denaro in contanti per non interessare le assicurazioni. La scena non è passata inosservata ad un carabiniere in servizio al comando provinciale di Novara e libero in quel momento. Il militare è intervenuto, ha sventato la truffa permettendo ai colleghi di denunciare il soggetto.
Giornata di passione per gli automobilisti che si sono trovati a transitare lungo la statale 34 fra Gravellona e Fondotoce. Lunghe code si sono formate in corrispondenza dei cantieri aperti per i lavori di asfaltatura. In un comunicato l'ANAS ha annunciato che il senso unico alternato si protrarrà fino al 15 giugno in tratti saltuari tra il chilometro 0 e il chilometro 5. La limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria giornaliera, compresa tra le 8:30 e le 17:30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. La strada è aperta, ma il cartello indica la chiusura dell'arteria. Succede in Ossola, il cartello è posizionato lungo la superstrada. La chiusura inesistente interessa quella della statale della Valle Vigezzo. La statale della Valle Vigezzo, riaperta al transito regolare oramai da 6 giorni, ma nessuno ha pensato di rimuovere il cartello stradale sistemato lungo la superstrada del Sempione, che annuncia a chi vi transita la chiusura della strada internazionale che collega la Valle dei Pittori al Canton Ticino. Il pannello era stato sistemato poco dopo la rampa di accesso di Ornavasso in direzione nord all'inizio del mese di aprile. Erano stati i sindaci vigezzini a chiedere ad ANAS di annunciare preventivamente con cartelli la chiusura della strada internazionale. Questo per evitare che ignari automobilisti, come era effettivamente successo, si presentassero nei pressi della frana di Meis, dove il giorno di Pasqua la montagna è collassata uccidendo 2 cittadini elvetici. Ora, a quasi una settimana dalla riapertura della statale vigezzina, il cartello continua a fare bella mostra di sé. Resta una domanda: occorrerà nuova formale richiesta ad ANAS per rimuovere il cartello? Inaugurata lo scorso fine settimana una nuova mostra a casa De Rodis, voluta dalla famiglia Poscio a Domodossola, le opere del pittore Theodor Stravinsky, figlio del noto compositore Igor. L'esposizione è aperta al pubblico nel fine settimana. Stravinsky mostra a casa De Rodis a Domodossola fino a ottobre. La trasfigurazione poetica è il titolo della mostra che celebra l'arte di uno dei figli del grande compositore Igor a 40 anni dall'ultima esposizione in Italia. Theodor subito sceglie da autodidatta di dipingere. Non entra dunque in competizione con il padre e anzi un genitore così illustre aiuta la sua carriera e gli permette di avvicinarsi a figure d'avanguardia come Picasso, Derain e Braque, che considera suo maestro. La retrospettiva non offre un percorso cronologico delle opere. Volevamo mettere l'accento su il percorso stilistico, per questo abbiamo anche strutturato la mostra con a temi, dunque abbiamo il nudo, abbiamo cioè gruppi di figure, abbiamo il paesaggio, abbiamo le nature morte. Cosa possiamo studiare attraverso questi nuclei tematici dove seguiamo il percorso stilistico? E questo via vai tra struttura cubista, influenza dell'avanguardia e poi la tradizione più classica della pittura e l'amore della pittura classica. Il grosso lavoro di Theodor Stravinsky, il grande contributo di Theodor Stravinsky alla storia della pittura nella metà del XX secolo è proprio anche questo modo di osservare, di tradurre in pittura, però con le leggi della pittura. L'icona della mostra, la Fama Assisi, incarna perfettamente questa ricerca di equilibrio tra la figura, la pittura classica e la costruzione cubista. Rappresenta un riassunto delle varie influenze pittoriche sull'artista. Stravinsky impiegò 10 anni a completare l'opera. Questa nuova mostra promossa dalla famiglia Poscio nasce ancora una volta da un incontro. Primo fra tutti quello con il signor Alberti, che aveva un rapporto di sincera amicizia e di grande stima con il pittore Theodor Stravinsky. Lui ci ha introdotto alla conoscenza del pittore
che ci ha appassionato e ci ha indotto a raccogliere alcune sue opere. Secondo incontro è stato poi quello con la Fondazione Theodor Stravinsky. La mostra è aperta sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Visite per i gruppi solo su prenotazione anche in settimana. Domenica si correrà la 44esima edizione della Maratona della Valle Intrasca. Istituto Oxologico Italiano è partner scientifico dell'evento e anticipato con un convegno tra i relatori accanto ai medici Damiano Lenzi. Domenica 3 giugno è in programma la 44esima edizione della Maratona della Valle Intrasca. Partner scientifico è Istituto Oxologico Italiano che a Villa Caramora, a Verbania, ha promosso Salute, Prevenzione e Sport in Montagna. Convegno, evento che ha anticipato l'appuntamento sportivo con un ospite d'eccezione, l'ex campione del mondo di sci alpinismo Damiano Lenzi, che ha sottolineato l'importanza della preparazione di una gara. Soprattutto direi negli sport di montagna che richiedono un grande impegno fisico e quindi di conseguenza una grande preparazione per riuscire ad arrivare al traguardo e soprattutto per arrivarci in maniera sana e divertente. La preparazione nutrizionale, per esempio, inizia mesi prima. È molto importante l'apporto calorico che diamo all'atleta, l'apporto calorico e la quantità di macro e micronutrienti, perché comunque il soggetto che fa sport di elite, quindi una maratona, avrà un fabbisogno sia di energia che di nutrienti maggiore rispetto a un soggetto sedentario. Ma in uno sforzo prolungato quanto conta la parte mentale? Conta quasi al 60%, possiamo dire così. È quella che viene chiamata, e che adesso va molto di moda, mindfulness o awareness corporea, ovvero l'essere presenti nel momento esatto in cui si sta eseguendo il movimento, quindi il poter rispondere in maniera corretta al feedback, alle sensazioni che ci sta dando il corpo in quello stesso momento in cui stiamo eseguendo il movimento in corsa. Occorre comunque fare attenzione a non sovraccaricare troppo il nostro fisico. Bisogna stabilire una tempistica corretta e esatta nelle fasi di allenamento per non andare a sovraccaricare soprattutto alcune strutture tendine a livello di caviglia di piede che possono portare delle alterazioni dinamiche che alla lunga distanza comportano dei sovraccarichi da cui l'atleta può difficilmente riprendersi se non è curato per tempo in maniera corretta. Oxologico è da sempre impegnato nella promozione della salute e di corretti stili di vita. Per noi in questo caso salire la montagna significa salire il pendio della ricerca medica, dell'eccellenza delle cure e si muove sugli stessi paradigmi, sulle stesse dinamiche di una maratona in montagna. Ci vuole preparazione, impegno, passione e tanta perseveranza. Uno sguardo alla nostra programmazione, giovedì alle 18 con repliche, venerdì alle 13 e alle 21:30 l'appuntamento è con l'infinito dentro un bisogno. Vi aspettiamo all'Infinito Dentro un Bisogno, dove il nostro presidente Carlo Teruzzi farà un invito ai giovani a intraprendere l'attività di volontariato durante la loro pausa estiva. Andremo poi a conoscere Forti e Serene, associazione che si occupa di donne operate al seno, e Anteas VCO, che invece è impegnata in attività per l'invecchiamento attivo. Ascolteremo poi le testimonianze di Alessandro e Arianna, due ragazzi dell'associazione Orizzonti. Vi aspettiamo! Lo sport in apertura di pagina sportiva, il basket. Ieri sera al Pala Battisti Paffoni Piacenza il match si è concluso con il successo dei rossoverdi. Vi ricordo che la telecronaca andrà in onda questa sera alle 21 e giovedì alle 16:30 la replica. A Paffoni c'è pronta risposta della squadra di Ghizzinardi che vince in gara 2 al Pala Battisti contro Piacenza 74-62. Ora la serie finale è in perfetta parità, una vittoria che vale tanto per il morale ma per come è arrivata in condizioni ancora una volta di grande difficoltà, con l'assenza di Alex Simoncelli costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti e con un Marcello Lippi in condizioni precarie, tanto che Ghizzinardi lo ha tenuto seduto dal secondo quarto in avanti. Da Paffoni ha trovato la grande, grandissima partita di Marco Di Pizzo, 13 punti e l'energia che ha cambiato il match dopo che Piacenza nel primo quarto era andata avanti di 8 lunghezze con le iniziative di Maggio e di Ricky Perego. Nel momento di difficoltà prima Fratto e poi Di Pizzo, la partita è cambiata ed è stata per due quarti un continuo botta e risposta tra le due squadre. Da una parte grande, grandissimo protagonista Marco Torgano, MVP del match, miglior marcatore con 21 punti, dall'altra
le triple messe a segno da maggio. Al secondo riposo all'intervallo più 2 ospite sul 31-29. Nel terzo quarto la Paffoni è andata sul meno 3, poi c'è stata una serie di triple da una parte e dall'altra, Torgano, Maggio, ancora Torgano, Villa e Stanic, 47-45 al trentesimo. Il break decisivo è arrivato in avvio di ultimo quarto con un altro dardo di Torgano, il piazzato di Arrigoni e la tripla di Benedusi per i più 14 su 62-48. Maggio con un 6-0 ha provato a riportare sotto Piacenza, lo stesso Maggio però commesso antisportivo, Arrigoni in schiacciata, fratto da 3, hanno definitivamente chiuso i conti. 7-4, 6-2, venerdì a Piacenza, 20-30, gara 3. Si è corsa nel fine settimana la Straverbagna. Percorso nuovo, solite emozioni per la Straverbagna. La 36esima edizione si è tenuta domenica, ha visto la partecipazione di quasi 400 persone, suddivise equamente tra la prova agonistica inserita nel calendario FIDAL e valida come prova unica di campionato provinciale su strada e la prova non competitiva, a primeggiare sulla distanza di 10.000 metri l'eterno Vasil Matiuchuk, ucraino d'origine ma ossolano d'adozione. Il titolo provinciale è andato al secondo classificato Mauro Stoppini, che ha preceduto il suo compagno di squadra della Sport Project VCO Marco Giudici. A ridosso del podio i componenti della Caddese Monique Giro, quarto Marco Valagussa, seguito da Romeo Simone, Fabio Falcioni, Rocco Macellaro, Paolo Ferrigato e Michael Cagnacci. Tra le donne, trionfo al termine di 10 km per Lisa Migliorini della Runner Team 99 di Ivrea, piazzamento d'onore e titolo provinciale per Melissa Aragonesi della Val di Vedro. A completare il podio ci ha pensato Eugenia Vasconi del Team Insubria. I giochi per guai fisici, le favorite Paola Varano e Simona Bolchini. Come detto, promosso a pieni voti il nuovo tracciato con ritrovo presso il parco di Villa Giulia e con partenza nei pressi del municipio. Poi il percorso si è snodato andata e ritorno sulla ciclabile fino alla caserma dei Carabinieri. Nel finale inseriti anche via Panoramica e la Castagnola prima del ritorno in centro per il traguardo. E ora il calcio CSI, il Divin Porcello conferma la sua forza, sia che si parli di calcio a 5 o calcio a 7. Nelle fasi regionali gli ossolani hanno cominciato alla grande, i verdetti dei provinciali. Il Divin Porcello conferma la sua forza, sia che si parli di calcio a 5 o di calcio a 7. Nelle fasi regionali gli ossolani hanno cominciato alla grande. Nella calcio a 7, nello scontro con i cugini di Comitato del Pesce d'Oro, i Granata si sono imposti per 6-4. La prima partita del girone B, dove sono state inserite le due squadre, ha dunque dato ragione ai ragazzi del presidentissimo Sartoretti. Nel calcio a 5 invece è già staccato il pass per la semifinale regionale grazie al primo posto nel raggruppamento che comprendeva Bar Dolphins e Unisport Cavagnolo, travolti rispettivamente 8-3 e 13-6. Intanto vanno avanti anche i playoff provinciali, dove le sorprese non stanno mancando. La più grande riguarda l'eliminazione del Pesce d'Oro ad opera del Luzzogno. I valdigiani si sono imposti ai calci di rigore per 6-5 dopo che i regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Negli altri risultati, vittoria del Divin Porcello ai calci di rigore contro il Rumianca dopo il 2-2. Il Regno di Napoli ha superato 5-4 il Cutrone Istintori. L'Arcadia si è stata battuta 4-3 ai rigori dal Barisotto, 1-1 nei tempi regolamentari. Colpo del modesto Domo che ha vinto 2-0 sul campo della Fulgor Valzone. Facile il compito del Bari Rene che ha superato 6-3 il Sant'Anna. L'UFO Garboli ha invece battuto 5-3 il CSI Gravellona Toce. Sorride dopo una serie infinita di calci di rigore la Cordigliera Andina, che ha battuto 11-10 la Floricoltura Saetti. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: di Divin Porcello contro Cordigliera Andina, Luzzogno contro Modesto Domo, Regno di Napoli, Bari Rene, Barisotta, Garboli. E vi ricordo il nostro sito internet www.notizie.info. Per il momento è tutto, grazie per averci seguiti e arrivederci alle prossime edizioni.